c'è stato, sono andati per caso, abbiamo trovato subito degli amici, non tanto chi ha ceduto le quote allora, ma chi si è agganciato a noi. Abbiamo vissuto dei momenti splendidi, magari qualche promozione, abbiamo avuto dei momenti non facili, però posso dire che ho trovato in Padova dei grandi amici, tanti, perché ti scrivono, ti telefono, ti mandano messaggi, che oggi si sono resi conto che il passaggio è avvenuto, tutti pensavano, no, ma invece dico, dopo 10 anni forse anche di cose fatte non molto bene, non siamo arrivati dove pensavamo, forse è il momento di, anche perché l'impegno nelle aziende oggi, lo stesso Presidente Pernotto diceva che oggi l'impegno nelle aziende è veramente molto, molto pesante, sempre di più visto le leggi e le regine che mettono in pista. Al di là che i miei avevano detto i figli, papà, i nipoti, nonno, fratello, ognuno per sua aveva da dire qualcosa. Ho trovato grande amicizia, ho trovato grande collaborazione in tutti. Chiaramente ringrazio voi che siete qui di fronte a noi oggi in questa sala. Durante la vita, durante il campionato, ci sono sempre momenti sì, momenti no, qualche momento di scanchinamento, cosa che sicuramente avviene. Loro hanno fame di notizie, noi molte volte non le andiamo a dare, perché c'è sempre un motivo, se c'è il giocatore, se c'è l'allenatore, di tenere una parte nascosta, perché poi certe parole possono creare degli intoppi nella trattativa. Questo è quello che avviene mediamente. Mi scuso se ultimamente mi sono dato veramente uccel di bosco. Non ho risposto a nessuno. Non ho risposto a nessuno perché avevo dentro un magone che sicuramente le volte parlando di questo mi faceva stare sicuramente da me. Comunque, abbiamo vissuto un periodo intenso, molto bello da parte mia, esperienze nuove che abbiamo fatto, 10 anni non sono pochi. Ma ringrazio tutti, anche i pensionati che vedo lì di fronte. Complimenti Donato. Abbiamo avuto nella tifoseria dei grandi amici, i club che ti inviterebbero a cena tutte le sere, i nostri amici, vedo là Andrea Castagnoli del gruppo della Curva Fattori, grandi tifosi, ultimamente anche sono diventati più bravi, prima erano un po' più gli amici della Digos, che chiaramente sempre presenti, non solo quando anche in trasferta, quindi abbiamo le due realtà, scusate che la semina se no per una grande cena, io mi impegno stanora di trovare il tempo per stare in compagnia, perché il cuore ce l'ho qua dentro, e come ben capite per me è difficile veramente, perché mi sono trovato molto bene con tutti, con i nostri commercialisti, con i nostri consulenti, con i ragazzi della curva, con gli anziani, col settore giovanile, che quando vai è veramente un grande divertimento. Ho ricevuto anche un messaggino da padre Giovanni di Sant'Antonio che dice: presto, grazie, però ci vengo a trovare Sant'Antonio, quindi sarà una delle prime tappe. Guarda, sì, questo è d'obbligo. Quindi, signori, io mi fermerei qua, perché le cose ne avrei tante tante da dire. Mi piace veramente, e ringrazio tutti, e spero che se arriverò qualche volta da qualche partita magari mi darete... Io non ho bisogno della sedia, perché sapete che sono sempre in giro, però spero che l'amicizia è qualcosa che va fuori. Bianco, bianco.